Ben ritrovati agli amici dell'opinione di www.novindarboggi.it. Andiamo a vedere quelle che sono le notizie principali relativamente al calcio. Si è giocato nella giornata odierna i due recuperi di eccellenza. Il Pisoniano ha battuto 4-1 la Pescatori Ostia, riconquistando quindi la vetta della classifica. Mentre per quanto riguarda Foglianese e Fontenovese, c'è un nuovo, diciamo, contrattempo per questa partita, che lo ricordiamo, era stata già rinviata per impraticabilità del campo domenica 29 novembre. Mentre questa volta a venir meno è stato l'arbitro che ha avuto un brutto infortunio al 38esimo del primo tempo, dunque partita rinviata sul punteggio di 0-0. E in un certo qual modo può essere una buona notizia questa per la Foglianese, che affrontava questa importante sfida con diverse assenze. E nel frattempo, oltre a Manuel Nori, sembra sia approdato alla Foglianese anche Alberto Mariani. Dunque, per la prossima gara, per la prossima sfida, il mister De Vecchis avrà sicuramente qualche soluzione in più. Si è giocato anche in promozione, specificatamente la Coppa Italia, c'era in ballo appunto, erano i quarti di finale, una partita, che è già segnata con un'andata in cui il Valmontone aveva rifilato ben 5 reti al Montefiascone che si è preso una piccola rivincita vincendo 1-0 con gol di Ciampana. Abbiamo parlato con il direttore sportivo Enrico Venanzi, che ci ha rilasciato anche delle succulente novità relativamente al mercato del Montefiascone, che ha schierato tra l'altro tra i pali l'ultimo arrivato Cadalucci, ma c'è ancora qualche altra novità che non vi vogliamo svelare. Per quanto riguarda la Viterbese, sempre di calciomercato si parla, confermate le voci che davano un ritorno di fiamma su Sebastian Gay, il centrocampista argentino, l'anno scorso protagonista nel centrocampo della Viterbese, ora invece allo Zagarolo, ebbene la dirigenza della Viterbese sarebbe appunto vicina ad ottenere il ritorno del centrocampista, che innalzerebbe sicuramente il tasso tecnico della Viterbese, una Viterbese che è apparsa un po' deficitaria lì in mezzo con Marco Testa sempre molto diligente, ma forse non dotato, anzi sicuramente non dotato tecnicamente del profilo appunto della qualità di Sebastian Gay. Staremo a vedere se l'affare si concluderà. Per finire, da Civitacastellana abbiamo scambiato due battute con il difensore classe 90 Alessandro Minocchi, scuola Ternana, che ci ha spiegato appunto il momento della Flaminia, una Flaminia che non riesce a spiccare il volo, gli manca sempre la continuità, mancano vittorie appunto in serie che possano permettere di agguantare questa zona playoff rimasta attualmente a 5 lunghezze di distanza, non tutto però è perduto, abbiamo appunto parlato con Minocchi, il quale ci ha detto insomma di essere fiducioso per il proseguio della stagione. Per tutte le altre notizie passo la parola ad Alessandro Giulietti Virgulti, grazie. Sì, grazie Emanuele. Allora, le altre notizie riguardano prevalentemente quelli che sono stati i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo del calcio, calcio 5 provinciale, quindi tutte le sanzioni per i campionati di terza categoria, juniores, allievi, giovanissimi, provinciali. C'è da segnalare tra i vari provvedimenti le molteplici sanzioni a carico delle società, alcune per motivi che francamente lasciano da dire, le solite proteste vibranti, molte delle quali a fine gara si tratta di ammende di 300 euro, 200 euro, insomma sanzioni che poi alla lunga pesano sulle magre economie delle nostre formazioni. Comunque tutti questi provvedimenti con le varie motivazioni per i campionati provinciali. Poi abbiamo una pagina dedicata a tutte quelle, o meglio, tante di quelle che sono state le vicende sportive del trascorso mercoledì 8 dicembre, turno infrasettimanale, quindi le cronache della vittoria delle Montefiascone Juniores contro
la formazione della Real Monteverde, ed ancora per i giovanissimi regionali il servizio della gara fra Montefiascone e Real Monterosi, vinta dalla Real e Monterosi. Poi abbiamo le classifiche aggiornate sempre sulla base di quello che è accaduto mercoledì scorso del campione dei Bomber della prima categoria, del girone A della seconda categoria. E poi una curiosità: nel derby tra ex calciatori dei nostri campionati, vale a dire Biondelli ora in forza all'Orbetello, D'Oliva in forza al Manciano, va bene a Biondelli dell'Orbetello, in quanto la sua formazione nel recupero di mercoledì scorso, campionato di prima categoria toscana, si è imposta 1-0 sul terreno per l'appunto del Manciano. Poi la presentazione del calcio 5, ben 6 sfide si giocheranno in questo venerdì sera nel campionato di calcio 5 di Serie D maschile provinciale, a comando c'è il Santa Marinella. Il programma del calcio 5 e femminile, ancora la notizia importante che vede un Orte nella B nazionale ormai ad un passo dalla qualificazione per le finali della Coppa Italia, serve però vincere sabato la nuova gara interna, conclusione per l'appunto del girone di andata nella B nazionale. E poi il paginone con la presentazione di tutti i campionati giovanili provinciali, le classifiche aggiornate, sfide che si giocheranno fra sabato e domenica per i juniores, allievi e giovanissimi, molte delle designazioni arbitrali e alcune delle variazioni delle gare decretate per l'appunto dalla delegazione della FIGC di Viterbo, nonché i risultati dei recuperi relativi ai confronti dell'8 dicembre. Quindi appuntamento in edicola in questo venerdì, appuntamento da non perdere, con l'opinione, tante altre notizie sul sito www.viterbooggi.it. Linea con lei, grazie per l'ascolto.